restart. È l'unica possibilità che abbiamo di vedere di costruirci un futuro dignitoso, anche perché la nostra età non è che ci possiamo permettere di perdere quello che abbiamo conquistato in questi anni. È quasi notte, siamo a riva presso Chieri, in provincia di Torino. Barbara saluta il suo cagnolino, sta andando a Roma con altri colleghi dell'Embraco. Azienda fallita e in procinto di licenziare 400 operai. Noi abbiamo bisogno di un lavoro. Il nostro destino è appeso ad un filo. Si parte, l'ennesima lotta. Ma perché, scusa, quelli di Belluno a che ora partono? Mezzanotte. A Belluno, a 500 km di distanza, anche Elvira si prepara per la lunga notte. Stiamo andando a Roma, l'ennesima volta. Andiamo a vedere tutte le promesse che ci hanno fatto, se verranno mantenute o se purtroppo a questo giro saremo molto ma molto delusi. La promessa a cui si riferisce Stefania è quella del governo di creare una fusione tra le due aziende e salvare tutti gli operai. Ma il progetto è in fase di stallo. Parole basta, chiacchiere basta, è ora, eh! Non sappiamo se Italcom c'è ancora e abbiamo una fabbrica che sta morendo. Eppure lo spazio per un polo dei frigoriferi ci sarebbe. Sotto la pandemia, gli elettrodomestici in Italia hanno conosciuto un piccolo boom. C'è stato un aumento della vendita del ben 40% delle richieste. È una cosa molto semplice, vorrei ricordare a tutti che la Whirlpool, perché noi facciamo parte del gruppo Whirlpool, non è in crisi, eh? Ha semplicemente spostato la produzione nell'est europeo per avere più profitti e più guadagni. C'è richiesta di elettrodomestici, sì. Ma senza l'intervento dello Stato, gli imprenditori non riescono ad andare avanti da soli? Gli imprenditori andrebbero avanti da soli se la tassazione dell'Italia fosse nella media europea. In Slovacchia gli danno la possibilità del terreno gratuito, gli danno i servizi, gli danno la corrente elettrica. Per un tot di anni non pagano i contributi. È chiaro che un imprenditore non va in Italia, va ad esempio, come nel nostro caso, in Slovacchia. Si chiama concorrenza sleale. Il ministero ha ascoltato i lavoratori. Forse la fusione si farà o forse no. Ma ormai, dopo anni di trattative, in pochi ci credono. Come è andata a Roma? Per me male. Ma ci davano illusioni. Continuavamo solo a sentire parole e basta. Molti credono in questo progetto di fusione Italcom. Lei non pensa che rientrerete qui? No, io non credo che noi rientreremo qui. Come ti senti dopo ogni manifestazione? Delusa sempre. Ho paura adesso. Ho paura del mio futuro. Pensavo in una vita normale, finire il mio periodo di lavoro qua dentro e tutto questo non è successo. Spesso vado da mamma. Ho dovuto buttare giù l'orgoglio perché... Molti siete tornati dai genitori, ho sentito. Loro, tanti sì. Io per ora, avendo la padrona che capisce, sto cercando di resistere. Però andrà a finire anche per me così. Ed è dura tornare a casa a 50 sì. anni. Sì. Non hai più orgoglio. Restart.